Si trova a Letto Manoppello, in piazza Umberto I, la fortunata ricevitoria bar La Coccinella, che potete vedere inquadrata alle mie spalle dalla telecamera di Alberto Capo, dove ieri sera è stato centrato un 5+1 al Super Enalotto, che si è aggiudicato un premio di 532.035 euro e 70 centesimi, e ovviamente oggi a Letto Manoppello è caccia al misterioso e fortunato vincitore. Stiamo brindando da ieri sera e non finirà qua di certo. Chissà chi sarà il vincitore. Appunto, chissà, magari può essere lei? Magari. Ah. Io lo direi, non avrei nessun problema. No, magari, noi non siamo noi. No, ma sono contenta per il mio paese, che almeno una cosa positiva abbiamo avuto quest'anno. Ci ho provato, ma niente. Non mi chiude niente. Ha giocato almeno? Non so giocare mai. E allora, non si può sperare di vincere. Magari. Cosa ci faresti con questa cifra? Sto aggiustando casa, ho preso il mutuo, quindi preciso proprio. Claudio Di Pietrantonio, lei è uno dei titolari insieme a suo fratello della ricevitoria fortunata. 532.000 euro, avete qualche idea di chi possa aver vinto? Purtroppo no, speriamo che sia andata una persona che serviva i soldi e quindi speriamo bene, anzi che si faccia avanti, ci brindi con un bel brindisi e soprattutto speriamo che puntiamo anche questo bel 6 a Letto Manoppello, non si sa mai, visto che la cifra è ancora bella più alta, ancora più bella, poi iniziato l'anno buono, speriamo che finisca ancora più meglio. Ma potrebbe essere qualche vincitore, giocatore di passaggio? Non credo proprio, no, principalmente penso sia del paese. Quindi prima o poi lo dovremmo scoprire. Abbiamo trovato il vincitore, è lei? Mi dispiace, ho vinto io. Okay, tutto qua, c'è la Rai, sì, ho vinto io. Arrivederci un altro anno, mo. E chi si vede più? Mo? Vabbè, lei sta barando, mi sa, però ha giocato, quindi sì. Potrebbe essere il misterioso vincitore. Se non lo so, si può, non si può, ma io ho vinto lo stesso. Vabbè. Pure se non ho vinto, ma ho vinto lo stesso. L'importante è la salute, ho due nipoti stupendi, a me quello mi serve. Cosa ci farebbe se avesse vinto lei questi soldi? Avrei aggiustato tutti quanti, tutto il paese magari. Non che sia una vincita, che ti sconvolge la vita. Vabbè, qualche debito però si può estinguere e si vive meglio senza debiti. Io debiti non ne ho, però dai 50.000 a uno, 10.000 all'altro e sono finito di 500.000 euro. Simone D'Alfonso, sindaco di Letto Manoppello, che oggi è un comune in festa ed è caccia al misterioso vincitore. Vi siete fatti un'idea? Purtroppo no, sì, una giornata di festa, almeno di una bellissima notizia qui nella nostra comunità. L'appello che gli faccio è di pensare alla nostra comunità probabilmente con una donazione o con qualcosa. Se non fosse così, spero che comunque chi ha vinto sia anche una persona bisognosa, perlomeno che possa, ecco, far giovare questa vincita per la sua vita, per tutto quello, insomma, a cui lui aspira. Letto Manoppello è abbastanza fortunata su questo aspetto e vengono spesso, ecco, anche delle vincite, certo non come questa, però anche importanti. Quindi è un paese fortunato su tanti punti di vista. Sindaco, ma non è che può essere lei il vincitore? Magari, io purtroppo ieri sera poi mentre stavamo festeggiando, tra l'altro mi hanno detto sei stato il primo a scendere, ho detto sono venuto perché mi ha chiamato la stampa dicendomi e annunciandomi questa bellissima notizia. Io in realtà non è così perché non so nemmeno giocare, proprio il Super Enalotto non l'ho mai giocato e quindi purtroppo non sono io. Aspettiamo il 6 adesso, 340 milioni. Rischia cominciato. Va bene, ricordatevi che vi ho intervistati, se vi avanza qualche briciola ci siamo anche noi, io e collega. Ok, va bene, arrivederci. La salute del vincitore.